Nuova sfida della Corea del Nord. Nella notte lancia un missile che sorvola il Giappone e poi finisce in mare. Minaccia grave e crescente, reagisce Trump. Riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza ONU. Monia Venturini, poi l'inviata a New York, Nico Piro. Stamane le sirene ad Hokkaido hanno suonato come in tempo di guerra e dagli autoparlanti sono arrivati inviti ripetuti a mettersi al sicuro. Milioni di giapponesi hanno ricevuto un SMS con l'indicazione di come comportarsi in caso di attacco, mentre le televisioni del paese mandavano a reti unificate lo stesso messaggio: passaggio missile, trovate un rifugio. Erano le 6 di mattina, pochi minuti prima un razzo proveniente dalla Corea del Nord, lanciato senza alcun preavviso, aveva sorvolato l'isola più settentrionale dell'arcipelago giapponese, probabilmente un Hwasong 12 a medio raggio di quelli esibiti nella spettacolare parata militare del 15 aprile e capace, secondo alcuni esperti, di contenere una testata nucleare. Il missile ha percorso 2700 chilometri per poi inabissarsi nel Pacifico al largo di Hokkaido. Il premier Shinzo Abe è apparso poco dopo in TV ed ha parlato di una minaccia seria, grave e senza precedenti ed ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Seul ha invece risposto con una prova di forza spettacolare, sganciando ben 8 bombe a Taebaek, un'area militare al confine tra due stati nemici. Ma i venti di guerra influenzano intanto le borse. A fine giornata Tokyo chiude in calo dello 0,45%.